Massimo Vacchetto, capitano di Marchigio Nocciole Cortemiglia, prima sconfitta della stagione, forse nel giorno più sbagliato, essendo oggi il tuo compleanno, 31 anni, non è, cioè, si festeggia comunque, però con una sconfitta. Rimarrà comunque nella storia anche questa cosa qua, no? Però al di là di questo, una partita equilibrata. E poi cosa è successo a un certo punto? No, diciamo che è il giorno migliore per perdere, perché almeno qualcosa da festeggiare c'è lo stesso. E no, nulla, è successo che purtroppo ci è capitato già lo scorso anno, poi alla fine l'abbiamo pagato di prendere, diciamo, un po' sotto gamba la partita. Probabilmente non siamo arrivati nel mood giusto, e c'è da dire che le condizioni erano molto difficili per noi e per loro. Infatti purtroppo l'avete registrata, perché non è stato un grande spettacolo, ma scherzi a parte, avremo la possibilità di vedere bene gli errori, anche se mi sono molto chiari. Di qui lui aveva questa palla diciamo alta, molto lenta, che quando scendeva si muoveva tanto nell'aria, e io non riuscivo ad avere la confidenza fondamentalmente di colpire il pallone nei momenti, pur giocando male, comunque nei momenti chiave per chiudere la partita o per andare avanti. Ho fatto degli errori evidenti e ho messo un po' in difficoltà tutti. Purtroppo non eravamo nelle migliori condizioni di gioco, si è visto, e quindi complimenti agli avversari, che invece sono riusciti a fare qualche errore in meno di noi e a portare a casa la vittoria. Spenderei una parola sui tuoi compagni di squadra, che comunque hanno cercato in tutte le maniere di tenerti su in questa partita. Hanno giocato molto bene, soprattutto Giulio Cane, oggi ha fatto una partita quasi perfetta. No, Giulio ha giocato molto bene, purtroppo, ripeto, le condizioni non erano difficili per tutti, quindi non era semplice giocare. Cipu oggi non stava bene, per cui è rimasto in campo lo stesso per un po' di problemi fisici anche degli altri compagni, per cui le condizioni erano difficili. Purtroppo loro hanno fatto quello che dovevano fare, chi è mancato è stato quello dietro, e quindi mi spiace, perché pur comunque, ripeto, non facendo una grande prestazione, abbiamo avuto le occasioni per portarla a casa lo stesso, non ce l'abbiamo fatta. E ripeto, complimenti agli avversari, che invece hanno fatto meno errori di noi, sono stati più bravi, e cerchiamo di rifarci la prossima partita. Siamo ad un mese dall'inizio di questo campionato, un campionato naturalmente condizionato, come abbiamo visto, dal maltempo, dalla pioggia, rinvii, anche tanti, forse troppi infortuni. Come giudichi questo inizio di campionato? Secondo me, sì, come dici tu, è stato per il momento un campionato molto condizionato dagli infortuni, dalle condizioni meteorologiche in generale. Ad esempio, noi adesso arrivavamo da un periodo col turno di riposo, con diversi forfè, senza aver potuto giocare. Comunque, fondamentalmente abbiamo, come dicevo già anche nell'altra intervista, abbiamo poco gioco nelle gambe, nel pugno, e si evidenzia nelle situazioni un po' più complesse. Poi, ripeto, oggi è un caso un pochettino a sé, perché le condizioni sono veramente, veramente particolari quest'anno, climatiche, ci mettono in difficoltà. Credo che, ovviamente, come tutti, non ho la sfera di cristallo, non so cosa possa essere, ma secondo me rimanere troppo fermi, così come facciamo con il campionato, comporta poi che abbiamo delle grandissime preparazioni atletiche invernali, ma non sport specifiche, per cui magari arrivi veramente molto carico fisicamente, vai a fare dei movimenti che non fai per, se ti va bene che sei andato in finale, 4-5 mesi, se ti è andata male che sei uscito prima, stai fermo 7 mesi. E secondo me diventa veramente difficile. Quindi credo che una causa possa essere questa. Poi non so quali siano le soluzioni per poter risolvere. C'era non so quanti anni fa la volontà di costruire uno sferisterio coperto a Montezemolo, poi purtroppo non si è riusciti a completare l'opera. Credo che quello sarebbe stata una bellissima opportunità per poter dare continuità al gioco e magari cercare di evitare questi acceso spento che possono provocare infortuni, secondo me. Cristian Gatto, capitano della BFM Macchine Agricole Canalese. Beh, una gioia grande qui a Cortemiglia, espugnare questo sferisterio, dove comunque hai giocato, uno sferisterio che conosci molto bene, però espugnare il campo, battere la squadra di Massimo Vacchetto, sicuramente è una gioia immensa oggi, al di là del punto che è comunque importante in classifica. Sì, hai detto bene, oggi abbiamo fatto un punto che per noi è veramente, veramente importantissimo, dopo i due punti che abbiamo perso contro Battaglino e contro Pettavino, dove purtroppo non abbiamo giocato ai nostri livelli. Oggi abbiamo fatto un bel jolly, ecco. Siamo contentissimi, abbiamo disputato una partita ottima. Qua a Cortemiglia io mi trovo sempre bene a giocare, trovo sempre bene il campo,
e quindi siamo stati bravi noi a sfruttare le condizioni dove c'era anche molto vento e niente, siamo stati concreti fino alla fine, anche quando ci facciamo prendere un gioco non abbassavamo mai la testa e abbiamo tenuto duro fino alla fine. E secondo, nonostante mancasse anche Nenad che è via per motivi familiari, e abbiamo lottato fino alla fine e ci siamo meritati questa vittoria. Sì, è stata una partita equilibrata, un rincorrersi, cioè, viene da dire cane, gatto, no? Visto che c'era in campo gatto, c'era il cane, vi siete un po' rincorsi, alla fine l'ha spuntata il gatto oggi qui a Corte Emilia, sicuramente ben aiutato dal resto della squadra, formazione rimaneggiata, Cavaniero nel ruolo di centrale, tre migliori in campo oggi. Sì, hanno veramente giocato bene, hanno chiuso palloni importanti e anche Pippo Raimondo che arriva dalla C1, quindi ha giocato veramente veramente bene, ha fatto dei palloni molto molto difficili, quindi complimenti anche lui. Veglio anche ha disputato un'ottima partita, sono contentissimo. Oggi abbiamo veramente giocato di squadra e non abbiamo mollato un colpo e niente, continuiamo così. Adesso abbiamo ancora tre partite una dopo l'altra in una settimana e dobbiamo tenere duro e continuare con la testa alta così.